un ciclo di letture sceniche a puntate che ha per protagonista il romanzo di Jules Verne, Il giro del mondo in 80 giorni. Questa è la nuova iniziativa dell'Associazione Teatrale Pistoiese in collaborazione alla Compagnia Fiorentina Teatro Sotterraneo. È una ricerca sul racconto di genere e le forme della narrazione popolare. Punto di partenza di questo percorso, il famoso romanzo d'avventura, storia di un gentleman ottocentesco che per scommessa compie un viaggio intorno al pianeta, che al tempo stesso è anche un'avventurosa corsa contro il tempo. Questo giro itinerante per la città di Pistoia ha visto il suo inizio presso la Sala delle Carrozze di Villa Scornio, con la prima puntata che racconta la tappa da Londra a Bombay, ma altre saranno le date e le cornici per i nuovi capitoli. Colonna sonora della lettura per mano di alcune realtà musicali cittadine. Si parte con la collaborazione con la Scuola di Musica e Danza Mabellini. La seconda puntata invece vedrà la collaborazione con la Fondazione Tronci, la terza con Casa in Piazzetta e l'ultima con il Festival in Contemporanea. Dunque l'idea nasce dalla curiosità di scoprire, come dire, venendo da una produzione dell'ATP e essendo una compagnia teatrale, di scoprire una relazione possibile con alcune realtà musicali del territorio pistoiese. E per incontrarne tante abbiamo deciso di suddividere questo romanzo, che è un romanzo d'avventure, un romanzo di colori, un romanzo di ambientazioni, di suddividerlo in quattro puntate e attraversare un po' tutta Pistoia e diversi suoni possibili per raccontare questa storia con un reading. E come mai proprio Il giro del mondo in 80 giorni? Perché Il giro del mondo in 80 giorni è un libro in cui si attraversano paesi, si attraversano continenti, si cambiano colori, odori, sapori, suoni, e quindi si prestava come narrazione a variare i suoni e i toni con cui noi teatralmente e i musicisti musicalmente racconteremo questa storia al pubblico. Al tempo stesso questo giro del mondo che raccontiamo, spostandosi in quattro location diverse di Pistoia, da ora fino alla quarta puntata che sarà a dicembre, comporrà una sorta di piccolo giro di Pistoia in 80 minuti, perché ogni puntata è circa di 20 minuti. Gli altri appuntamenti sono a settembre alla Biblioteca San Giorgio, a fine settembre a cavallo con ottobre, poi un altro appuntamento sarà a novembre al Teatro Bolognini di Pistoia e l'ultimo a dicembre sarà al Palazzo Fabbroni. Accettiamo.